Ben ritrovati con Radio Notte Stereo Web. 15 minuti con Michelangelo Varecchi, ma c'è Alessio Capone, che è un giornalista. Noi come potevamo, lo dico perché siamo sicuri che non potevamo non unirci al coro che in tutto il mondo oggi sta festeggiando la giornata della stampa, ma diremo meglio della libertà di stampa. Che cosa significa? Significa che la nostra, Alessio mi consentirà, la nostra Costituzione ha recepito all'articolo 21 della Costituzione, vi leggo solo due righe, circa 20 righe, tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure. E poi continua, dice: solo in caso di omicidio il giornalista è tenuto a dichiarare su richiesta del magistrato, così come non dobbiamo offendere, diffamare nessuno e sapere che non possiamo fare neanche una radio, questa nostra che è anche web, si vede, come ci diceva il buon Sandro, alle 11 si sente, ma poi si vedrà sul web, YouTube, eccetera. Non potevamo non stare nello stesso coro. Decine e decine di giornalisti in tutto il mondo sono stati incarcerati, detenuti. Mi pare che tu dicevi... Sì, più di 50 uccisi nell'ultimo anno. Vedi? Tutt'oggi. Più di 50 giornalisti... In tutto il mondo, ovviamente. In tutto il mondo. Da chi? Da regimi. Sì. Che sicuramente non vogliono dare quella parola libera. La libertà di luce. Bravo. Allora... Noi siamo qui anche per presentare un giornale su cui lui collabora, su cui Alessio collabora. Da quanto tempo, Alessio? Collaboro da qualche mese, da inizio anno. Da inizio anno. Quindi hai tutta una strada da fare. Sì. Quanti anni hai, Alessio? 28 compiuti ieri. Auguri, quindi abbiamo un 28enne giornalista che ci aiuterà e aiuterà nel tempo affinché la nostra Irpinia, tu sei di... Prato la Serra di Prato, Serra di Prato. Quindi è vicinissima a noi e aiuterà anche l'Irpinia a poter, io dico, risorgere, perché risollevarsi, risollevare, diciamo risollevare con questo giornale che vi facciamo vedere. Ce l'ha pure lui, questo è l'ultimo numero, è il numero di Corriere dell'Irpinia, da chi è diretto, da chi è stato creato questo settimanale che esce il sabato e che praticamente vede la firma più prestigiosa, Gianni Fest. Gianni Fest, inviato del Mattino nelle zone di guerra, insomma, Gianni Fest è conosciuto in tutta Italia, se non posso dire anche in Europa. Con lui collaborano una serie di persone, non c'è solo Alessio, ma ci sono persone tipo Andrea Covotta. Chi è Andrea Covotta? Andrea Covotta è una voce, una scrittura, una penna molto importante, ma ci sono tante firme che possiamo vantare, prestigiose. Ivana Picariello, poi Paolo Saggese, Franco Festa, Antonio Alterio, Gaetano Fiero, ecco, sì. Floriana Guerriero, Lello Venezia, che era direttore del Matte storico del calcio, sì, poi di Avellino. C'è la nostra, poi c'è Mimmo Gallo, un magistrato che è stato in Cassazione. C'è la nostra rubrica cultura, dove troviamo Guido Bossa, appunto, Domenico Gallo, Nino Lanzetta, Luigi Mainolfi, Virgilio Iandioli, Gerardo Salvatore, Paolo Speranza, che oggi non c'è ma che ci sarà sempre. Allora, tutto questo appartiene a questo settimanale che noi riteniamo, almeno io ritengo, penso pure Alessio, si è deciso di collaborare, una voce libera. Sì, assolutamente. C'è censura? Qualcuno potrebbe dire che sono di parte, ma assolutamente no. Un giornale assolutamente libero sia moralmente che economicamente, che si sostiene da solo con le proprie forze, sia che economiche che soprattutto morali, perché ci vuole anche tanta forza d'animo per andare. Cioè, avete un direttore che è Gianni Festa, un direttore che c'ha una missione, quella di sollevare, l'Irpinia, la cultura, il meridione d'Italia, sembra molto caro al direttore, meridionalista, da sempre meridionalista. È una sfida importante questa, è il settimanale inedita anche per questo territorio, anche perché penso sia il primo settimanale tipo tabloid, cioè nel senso espresso panorama, sì, che di un certo tutto livello che alla cultura del settimanale qui magari non c'è, quindi è una sfida proprio
completamente nuova. Completamente anche nuova. Alessio, parliamo un po' di te. Io ti vedo qua, sì. Sei nella pagina 13 di questa settimana, che intervisti Sandro. Sì. Sandro Ruotolo, che è stata una firma nazionale della RAI. Non è l'ultimo arrivato, no. Che... non come Alessio, tipo lui, ha avuto sì, esatto. È stato anche senatore. Sì, no. E quindi... una figura sia giornalisticamente che politicamente importante, che ha deciso di iscriversi al Partito Democratico, di sostenere la Schlein. È lui che ha sostenuto la campagna Parte da Noi in sostegno alla mozione Schlein in Campania. Senti, a proposito della Campania, hai fatto una volta un pezzo anche sul nostro governatore. O mi sbaglio io? Sì, partendo dall'inchiesta di Nello Trocchia e se non mi sbaglio Giovanni Tizian su De Luca e sul Domani, dove c'erano delle carte inedite su un po' il sistema di potere. Dove di le De hai scovate? Chi te le ha dato? La fonte? No, quella era sul giornale, le carte sono di chi ha condotto l'inchiesta. Noi siamo partiti da quello per dare anche voce a quell'inchiesta sul sistema di potere del governatore De Luca. Sistema di potere, posso dare una informazione brevissima? Assessore alla sanità ancora, e nel bilancio regionale il 60% del bilancio regionale della Campania è sanità. Oh, stiamo parlando di miliardi, sì, che il nostro governatore amministra, dirige. Ma tu sei però un po' critico, sei stato. Leggevo, dici, come l'hai chiamato? Cacicchi, come oggi, come anche ha inaugurato questo termine, inaugurato per modo di dire, proprio la Schlein, che voleva dare una scossa ai capi bastone del partito, e De Luca è uno di questi. Non che la rottamazione debba essere a priori, perché sarebbe un errore, no, certo. Però è un sistema di potere che alla fine in Campania non ha portato chissà quali grandissimi benefici. La sanità è sotto gli occhi di tutti, in Irpinia non ne parliamo proprio. Allora, tu una volta l'hai fatto, mi pare, qualcosa che riguardava pronto soccorso di Avellino, doveva essere allargato, poi il sindaco voleva, autorizzava, eccetera. No, non ne poi sono occupato. Centro per l'autismo. Sì. Non me ne sono occupato io, ma tra Michela Della Rocca, Michela. È occupata dell'ospedale di Solofra, che è stato chiuso, cioè non ci sono stati, cioè, adesso è stato riaperto, ma bisognerebbe un pronto soccorso per dare un po' di respiro a Moscati. Ma dico, una cosa che manca di sicuro all'interno della sanità è il personale. Il personale, appunto, è stato riaperto il Landolfi, ma mancano le persone. No, ma al Moscati pure, nel pronto soccorso, è stato qua 2 settimane fa un medico, Aldo D'Andrea, il quale, benché pensionato, è rientrato al Moscate per aiutare, perché in quel settore la cosa era molto critica, ma non solo in quel settore. Anche i sindacati degli infermieri, per esempio, protestano, hanno dei turni durissimi. Tutte queste cose andrebbero disciplinate. A maggior ragione dopo la pandemia. A maggior ragione dopo la pandemia. Che nella sanità si gridava ai 420 di dover aggiungere fondi e non tagliare più la sanità, ma... E quindi risorse per la sanità. Risorse per la sanità. Uno. Sì. Due, personale per la sanità. La riforma della sanità, che vedrà ospedali di prossimità, di comunità, tutte cose che potrebbero aiutare, ma che in realtà dovranno essere realizzate con le risorse finanziarie, ma... col personale. Se non c'è il personale, e bisogna formarlo. Esatto. Cioè, noi dobbiamo avere dei giovani che scappano dagli spini, anche medici. Io conosco una signorina che è andata a Bergamo a fare il pronto soccorso, adesso sta a Roma, ma ad Avellino non c'è la possibilità di poter lavorare, eccetera. No, anche io conosco giovani medici che lavorano a Roma e che quindi sono delle figure che avremmo potuto investire nel nostro territorio, ma sono state costrette ad andare via. Alessio, tu ti interessi anche un po' della città? Sì. Ho visto che hai fatto qualcosa sulla città. Come la vedi dalla collina dei Serra di Pratola? Tu vedi la panoramica da sopra. È una città un po' in affanno, un po', ma da tanti punti di vista, infrastrutturale, culturale,
culturale, soprattutto culturale e sociale. E sociale. Finalmente culturale è stato fatto... e sociale vanno a braccetto, quindi. Allora, finalmente è stato fatto il piano di zona. Abbiamo il direttore. Sì, abbiamo il piano di zona. Una programmazione viene fatta. Doveva essere commissariata Lucia Fortin, lo disse in una riunione a cui partecipai a Napoli. Però adesso ce l'abbiamo, che programmi bene. Ci sono bisogni. Sì, c'è bisogno di dare una svolta un po' alla politica per il sociale della città e del suo hinterland, perché parliamo di Avellino ma parliamo anche dell'hinterland avellino. Sì, certamente. Avellino da sola, io l'ho sempre definita come un atomo con tutti gli elettroni intorno, e che senza di loro non potrebbe stare, ma come gli altri non potrebbero stare senza Avellino, perché allora, qua parliamo sempre di una città che non è grandissima, quindi ha bisogno dell'agglomerato. È un'area vasta, con le altre aree interne. Se le aree interne sono deboli, se Avellino è debole, le aree interne sono deboli. Tu vedi, Alessio, tu vedi anche la fabbrica sotto, la Stellantis. La Stellantis. Una bella fabbrica. Sì. Dove furono, ci furono anche dei reperti archeologici. Sì, c'è sembra un acquedotto romano. C'è un acquedotto romano, vedi? Se non e sbaglio. Quindi non è Pratolo Avellino antichissima, però l'antica Avellinum stava proprio da Trivalda. Sì. Senti, tu hai detto ci mancano le infrastrutture. Già quando entri ad Avellino, che cosa noti? Tu vieni con la macchina, da dove vieni? Dalla variante oppure... Vengo dalla variante, quindi attraverso diverse zone industriali, che ad oggi sono delle cattedrali nel deserto, dei capannoni... Potrei fare 10.000 esempi solo percorrendo 10 km dalla Nuovo Legno con Fantoni, che è chiusa, finita, dismessa, e tanti altri capannoni. E poi questo proprio giornale qua, voi l'avete titolato Senza lavori, tanti scippi, Irpinia in agonia. È un titolo un po' pessimista, però che rappresenta il fotografo. Ma realista. Fotografa una realtà che tanti scippi, perché si voleva fare riferimento al passato, tanti scippi che sono stati fatti all'Irpinia, manca dal governo centrale dal governo centrale che dal governo regionale. Ritorniamo a De Luca, che e la classe dirigente irpino come la vedi? È un po' sonnolente, nemmeno in affanno, perché in affanno vuol dire qualcuno sgomita, ma è un po' sonnolente, c'è chi si dà da fare, ma c'è chi invece un giorno vivacchia, sì. Dovrebbero essere al servizio dei cittadini, sì. Dovrebbero fare le periferie, per esempio. Noi abbiamo fatto una serie di trasmissioni da Bellizzi a Valle, alla ferrovia. Abbiamo detto sono un po' emarginate. Ma è colpa della classe dirigente? Perché non dà attenzione a quelle che potrebbero essere le potenzialità che esistono? Anche Pratola, per esempio. Io ho lavorato a Pratola, 14 anni alla scuola media, e posso dirti che ho incontrato decine, centinaia di ragazzi, i quali chi è ingegnere, cioè esistono delle potenzialità nell'hinterland, ma anche nelle periferie, che non vengono valorizzate. Esatto, ma paesi come Pratola vivono sul nucleo industriale, sono tanti, come Mano Calzari. Sono 1300 quanti. Poi c'è il Fiano. Che hanno avuto uno sviluppo grazie proprio a questi insediamenti industriali. Tu non sei il solo, Alessio, che vuole fare il giornalista nel futuro. Sai perché? C'è un mio alunno che si chiama Giovanni Palladino, di Pratola Serra Uguale, che fa giornalismo a Novara e insegna educazione fisica. Ci avete un po' sta passione voi? Può darsi, è il territorio che magari spinge. Ci avevate un biscopo famoso? Sì, di Serra, Ugo. Un biscopo famoso, ma anche il castello di Serra. Che lì è stato fatto uno scippo vero e proprio, lì è stato venduto, raso al suolo e non esiste più. Perché che si vuol dire centro storico, castello? Sì, c'è solo la facciata del castello, ma in realtà sono i ricordi del centro storico che fanno il centro storico nella mente dei cittadini. Ma adesso abbiamo 30 secondi, dobbiamo finire. Un appello, qualcosa che dica ai tuoi coetanei, ai giovani come te: avere fiducia, si può cambiare. Si può cambiare, il cambiamento deve partire da ognuno di noi, tutti ci possiamo sentire partecipi di un cambiamento anche nel nostro piccolo. Non è vero che non possiamo incidere, possiamo incidere sempre. Basta, perché non sei andato a volerlo. Vorrei migliorare questa terra e mi auguro di non dover andare via. Vedi? Allora, questo è l'appello, noi abbiamo finito.
il buon Sandro ci dice che sarà andato, andrà in radio e poi su YouTube eccetera ci possono vedere un po'. E invito tutti a comprare e poi, il Corriere dell'Irpinia. E tu inviti a comprare il Corriere dell'Irpinia, l'unica esperienza settimanale che potete trovare in edicola tutti i sabati, e questa settimana siamo in edicola con Senza Lavoro, Tanti Scippi, Irpinia in Agonia. Ok, grazie dell'ascolto e del video che ci avete dato. Grazie. Radio Notte Stella.